Eccoci qui, grazie ancora per essere con noi. Le 9:46 minuti. Abbiamo iniziato questa puntata con la Puglia e torniamo in Puglia, torniamo in Salento, dove abbiamo con noi in collegamento il professor Pierluigi Portaluri, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento. Grazie professore per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, lei è soprattutto componente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali per le prestazioni, un comitato voluto dal Ministro per gli Affari Regionali, il Ministro Calderoli. Spieghiamo intanto brevemente, ecco, soprattutto ai nostri ascoltatori, che cosa sono questi LEP, questi livelli essenziali delle prestazioni di cui si sta tornando a parlare in queste settimane. Nel disegno del legislatore dovrebbero essere, e noi ci auspichiamo che saranno, le prestazioni minime che occorre siano assicurate al cittadino in tutte le regioni, indifferentemente dal gettito fiscale o dalla ricchezza che le regioni avranno. In sostanza, una base minima di prestazioni che si ha diritto di ottenere in tutte le regioni. Faccio un esempio. Questo comitato si è diviso in vari sottogruppi. Io mi occupo del sottogruppo relativo al governo del territorio. Bene. Domanda: un cittadino in tutte le regioni d'Italia ha quanti metri quadrati di verde? Ha diritto, verde intendo il verde pubblico, ha quanti metri quadrati di parcheggi ha diritto? Ci sono situazioni differenziate da regione a regione. L'idea è quella che il regionalismo differenziato, cioè la differenziazione delle autonomie tra regione e regione, fra Lombardia e Calabria, non possa però prescindere da una base minima, per cui in tutte le regioni il cittadino, sia esso calabrese, sia esso lombardo, deve avere comunque standard uguali, lo stesso numero minimo di parcheggi, lo stesso numero minimo di spazi a verde. Poi le regioni possono migliorare questi servizi, ma sotto questo standard non si può andare. Lo stesso vale per la sanità, che può essere una cosa ancora più sentita dal cittadino. Quanti spazi di cura può avere un cittadino calabrese rispetto a un cittadino lombardo? Questo è un tema delicatissimo, perché qui le divergenze e i dislivelli sono moltissimi. Allora si cerca di anche qui assicurare prestazioni minime sanitarie in tutta Italia e poi le singole regioni possono cercare in questo ambito, in quest'altro ambito sanitario, di migliorare, ma sotto un livello minimo, appunto un livello essenziale delle prestazioni, non si può e deve scendere. Il compito di questo comitato è quello di stabilire le soglie minime. Professore, questo comitato si è insediato il 9 maggio proprio alla presenza del ministro Calderoli e di recente, lo scorso 17 maggio, nel più ampio perimetro di quelle che saranno le riforme costituzionali e istituzionali di questo governo, si è tenuto anche un incontro presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al quale lei ha partecipato alla presenza del ministro per le riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quando si parla di riforme, quando si parla soprattutto poi di livelli essenziali delle prestazioni, torna, in scena quello che è un tema, quello del divario tra nord e sud. Pensa ci possano essere dei rischi quando si tirano in qualche modo fuori dal cilindro questi argomenti o quali sono in qualche modo le garanzie che comunque verranno assicurate per evitare che possa aumentare in qualche modo il divario tra settentrione e meridione d'Italia? Beh, le due cose sono molto diverse, anche se sono collegate, sono la faccia, il retto e il verso della stessa medaglia. Le riforme istituzionali sono delle riforme che servono o vorrebbero assicurare maggiore garanzia al sistema e alla forma di governo. I temi sono sempre quelli: un premierato forte, cioè l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, oppure un sistema più parlamentare che veda nel Presidente della Repubblica il fulcro delle garanzie. Non vi sono da questo punto di vista problemi per dislivelli prestazionali fra le varie regioni. Questi possono essere, potrebbero verificarsi sul sistema invece del regionalismo differenziato. Per questa ragione, proprio ieri, l'altro ieri, chiedo scusa, nel corso di una audizione, sono stato audito in Senato davanti alla prima commissione affari costituzionali, io ho proposto di introdurre una cosiddetta clausola di garanzia che consenta allo Stato di riprendere sempre a sé
materie pur devolute alle regioni, a questa o quest'altra regione, nel caso in cui lo richieda l'unità giuridica ed economica nazionale. Ma ripeto, non bisogna confondere le due iniziative, che sono sì sinergiche, complementari, eccetera. Una riguarda la forma di governo, per essere chiari, la possibile elezione diretta del Presidente del Consiglio. L'altra invece riguarda il riassetto dell'attuale sistema del regionalismo, distinte ma strettamente connesse. Eventuali rischi per la tenuta complessiva del sistema paese potrebbero, uso il condizionale, potrebbero derivare dal sistema del regionalismo differenziato. Ma proprio per questo io penso che l'introduzione che ho proposto l'altro ieri davanti, dicevo, alla prima commissione, di una clausola di garanzia per la quale lo Stato, non mi stanco di ripeterlo, può avocare a sé funzioni già trasferite alla regione, potrebbe essere appunto una buona garanzia. Ma sono due cose, non mi stanco di ripeterlo, dicevo, distinte. Restando su questo tema, quello dei livelli essenziali delle prestazioni, ha ricordato, lei fa parte del sottogruppo sesto, che è quello che si occuperà appunto di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di protezione civile e di governo del territorio. E anche per concludere, professore, le ha scritto su Facebook, cercherò di tenere ben presente l'articolo 5 della Costituzione, in qualche modo quel principio di unità e di indivisibilità della Repubblica resterà comunque il faro guida di questo percorso. Ma devo dire una cosa, il disegno di legge Calderoli, il disegno di legge 615, è un disegno, come è stato definito, pivotale, cioè quello che governa e orienta anche gli altri due disegni di legge che sono stati presentati in materia di regionalismo differenziato. Bene, l'articolo 1 di questo disegno di legge si apre con il riconoscimento del principio della indivisibilità, unità d'Italia, non potrebbe essere diversamente perché è previsto dalla Costituzione, ma anche, e questo è importante, l'ho sottolineato proprio davanti al Ministro Calderoli l'altro ieri, con il principio della unità giuridica ed economica dello Stato. Quindi se si terrà fede a queste premesse che sono evocate in apertura del disegno di legge Calderoli, l'unità e l'indivisibilità dello Stato non dovrebbero minimamente essere in discussione. Perfetto, grazie professore per essere stato con noi. Allora, un buon lavoro a lei e a tutto quello grazie che è il, a voi per il comitato. Grazie, buona giornata. Buon era il professor Pierluigi Portaluri, ordinario di diritto amministrativo dell'Università del Salento e componente del comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.